Beh, amici, andiamo avanti. Parigi, dai, amici, Parigi, Parigi. Abbiamo lasciato l'altro video di Grid Legend con l'ultima gara a Parigi da fare. Andiamo. Manzi alza l'asticella. Batti Valentin Manzi. Yes, guys. Confido in Yes. Azit. Speriamo abbia regolato le Queste auto sospensioni. sono dei catorci. Però ci dovrebbe essere anche dello sterrato, credo, eh. Via, via, go, 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 go! Parto sempre dietro poi, eh. Ah, ok, ecco perché. Ben fatto, Ok, Zit. gli sono andato Assetto sopra, però fantastico. l'ho passato, quindi ci sta. Questa col salto, ragazzi, non riesco da dentro. Farei più danni che tutto il resto. Scusate, tanto sono Ok, macchine non che... saranno contenti. Yume Tanaka, eccola. Ciao. Ciao Yume. Ciao, ciao, ciao. Oh my god! Frenare comporta il girarsi completamente. Oh raga, la sfascerò tutta. Questa qui non guadagnerò nulla, te lo dico già. Giro, sei al secondo posto. Ah, che bella la Torre Eiffel. Sono andato insieme a mia moglie. Bellissimo. Anche a Notre Dame prima che succedesse il disastro, bellissimi ricordi, bellissimo posto. Oh! Allora, sta macchina, raga, non potete assolutamente frenare. Se frenate va dove vuole lei. Bisogna solo toccare un po'. Andiamo da qua. Sarà il ragazzo, non ha altre marce. Oh, va dove vuole lei, eh. Iper divertente però questa macchina, però, eh. Come si incartella su. Dovete vedere il volantotto come fa. Sono riuscito a frenare. Il cofano è andato, eh. Non so se avete notato. Si fa cose strane questo cofano. Qui ci sono tanti danni, eh. Porca! Weak stop! Ah. Dai, dai, più!
Vai Reed. Ciao bello. Mangia la mia fangazza, la mia polvere. Allora, se questo ho imparato a farla, devo imparare a fare quell'altra, eh? Urca loca. Allora, il tempo nell'ultimo giro è stato di 1:16:07. Fatte molto bene, il cambio no, però non fa niente, a noi non ci interessano queste cose, ragazzi. A noi interessa che sia divertente il gioco, però analizziamo anche un po' la parte tecnica degli amici di Codemaster. Bravo, dietro è figo, guarda gli ammortizzatori, che bestie che c'è sotto, eh sì, credo che è divertentissimo, raga. E vai. Bello. Alcun altro risultato promettente per Seneca, ma basterà per farli balzare nella Pro League o si faranno sfuggire di mano la promozione ancora una volta. Questo non l'ho neanche visto, stavo scrivendo una cosa sul telefono. Livello pilota 5, bello, sfondo bloccato, logo scuderia sbloccato, logo scuderia sbloccato, logo scuderia bloccato, logo scuderia bloccato. Infatti, schema veicolo sbloccato, schema veicolo sbloccato. Potenziamenti meccanici. Wow, principiante camion, bello. Comunque vi devo dire la verità che è forte, forte, forte. Qui se potrei vedere il replay me lo guardo volentieri, sinceramente, eh. Allora, option. Che imbarcata, ragazzi, che imbarcate che prende. Bello, che legnate, raga.
Che figata! Che legnata ragazzi. Allora dai, continuiamo. Mi chiamo Ajit Singh e sono il capo ingegnere di Seneca. Sì, t'ho visto, t'ho riconosciuto. Fico. Prego, entrate. Benvenuti nel garage. Vi presento il nostro nuovo gioiellino. La Beltra Icon Mark III, con qualche potenziamento. Completamente elettrica, sospensioni attive, celle d'energia riposizionate. Ah, elettrica. Guardate. La maggior parte del peso è distribuito qui, sul telaio. E questa qui... Questa è una vecchia compagna dell'anno scorso, la Jupiter San Marino. Ho ottenuto questo lavoro scommettendo con Marcus che potevo rendere una vecchia Eagle Ray Mark IV... più veloce di una Type 8. Ci sono riuscito in una settimana. Ora lavoro con tutto ciò che abbia un motore e una gabbia di protezione. Autotouring, muscle, ruota scoperta. Se ha quattro ruote, lasciatela a me. La vera sfida è trovare qualcuno che sappia guidarle. Hai ragione. Chicago. Dai. Allora, obiettivo termina in settima posizione. Ci possiamo provare, eh? Ci possiamo provare, ragazzi. Devi finire almeno in top 7. Buona fortuna. Abbiamo le auto perfette per sfiancare Volz. Mettiamogli pressione. Questa non è elettrica. Scusami, Tanaka.
del gruppo al secondo giro. Ai! Urca loca! Sto vandolo! Ah, ma che no, ma cosa combinano questi qui? Mi hanno rotto la macchina. In realtà sono io che gli sono andato posto, però è bello dire che cosa combinano questi qui. Cacchio! Ma come si fa a tenere fuori in una pista i pezzi di Arzrelli? Completamente faticata a rincorrere il gruppo. Sistemato tutti i problemi che aveva il grid, eh? Si riesce mai a sapere l'intelligenza artificiale di un gioco, quindi bisogna sempre io qua ho fatto media perché pensavo che fosse più, invece posso anche fare difficile, devo tenere le mie cose. Vabbè, ormai è campionato, la storia l'abbiamo iniziata così. 59 0,3. Dopo, alla fine della storia, voglio capire come funziona il gioco. Che a parte la storia fatta bene, molto bella, tra l'altro. Storia di motori. Credo che siamo al traguardo. Al traguardo? Sì. Lavoro, ragazzi, forse si dovrà riprendere dalla batosta di oggi. Grande. Ok. Volz e Seneca si incontreranno di nuovo in pista Dubai. Ovviamente troverete anche me lì ad aspettarvi, pronto per commentare il Great Wall Series. Dai, qua non c'è bisogno di vedere il replay tutte le volte, però è molto bello, è molto bello. Green Legend. Ok, va bene. Vorrei, spero di non fare la figura dello scemo. Non registrare niente di stupido, ok? Come ti chiami? Tom, è un piacere conoscerti. Tom. Una tua idea?
Tom? Ok, dai, iniziamo. Ciao, sono Valentin Manzi e sono un 10 volte campione del mondo. Wow! No, sto scherzando. Non ho mai vinto. Ma ci sono andato vicino. Un risultato deludente per il numero 22 di Seneca. Ho sentito che il nuovo pilota ha rotto la coda della Dumont. Sì, non ho ancora regolato bene il nuovo sistema frenante. Tu approvi tutto questo? Assumere un principiante a così poco tempo dall'inizio della stagione? Anche tu eri una principiante. Poi Ado ti ha assunta. Hai ancora una Dumont da riparare, eh? Il numero 22 di Seneca e Valentin Manzi non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda in pista. Risolveranno le loro divergenze o ci aspetta una guerra? Dubai. Andiamo. Nasce una rivalità. Allora, dobbiamo passare Valentin Manzi, raga. Carina. Bene, devi piazzarti davanti a Valentin Manzi. Che branconata che vi ho dato, scusate raga. Non conosco la pista e macchina. Poi c'è la sabbia, credo, eh. Questa macchina. Calma, stai esagerando con le spinte. Oh, calma cosa, oh. Chi si sta a correre, amigos? O primo o niente. Buono? Meccanico, è buono o è un tempozzo? È un tempozzo o un tempo brutto? Un tempolozzo. È molto divertente comunque come gioco, eh? Vi dico che mi sto divertendo. Oh! Bom bom! Dovrò provarlo anche finita la storia. Con il cambio manuale e magari frizione. Il tempo sull'ultimo giro è di 44,02. È molto bella anche sta visuale, raga. Forti le macchine da corsa che non hanno il tasto della velocità. Ma è Formula 1, sì. Mi raccomando anche di seguire gli altri giochi che porto di macchine, ragazzi. Io li faccio tutti col volante G923 della Logitech. Ben fatto,
fin quando arriverà il Fanatec Didi Pro, un giorno arriverà anche lui. Bella lì, raga, bella, 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 bella. Ti ho passato, manzettino, ti ho passato, amico mio, sarai arrabbiatissimo. Logo scuderia. Logo scuderia. Beh, qui era bello, bello, bello come replay. Ma vediamo cosa succede. Sarà arrabbiatissimo? Io credo di sì. Auto d'epoca. Havana. 5 luglio 20. Yume ti sfida. Ah, Yume. GT3. Falle vedere cosa sai fare. Ok, non fatevi fuori a vicenda durante questa gara. Non preoccuparti, siamo dei professionisti, Ado. Botta, incredibile botta. Oh, cazzo! La mia Nemesi, ho sbagliato la marcia. Spostati, Nemesi. Manzi, ciao, annusa il mio scarico. Ultimo giro di 1.35.0. Buono? Buono come giro? Il meccanico, oltre il, devi anche dirmi se è buono come giro o se non è buono. Di essere un meccanico più performante, se no ti licenzio, eh. Guarda che non licenziati tanto in Formula 1. L'ultima gara mi hanno cambiato le gomme e mi hanno messo invece delle slick rosse, mi hanno messo le intermedie da pioggia, quindi mi hanno licenziati già un bel po'. Comunque ragazzi, vi aspetto anche nelle live, su YouTube, su Twitch. Faccio un sacco di live fighissime con un sacco di giochi, quindi sono sempre invitati alle live su Twitch. E se non l'avete non c'è problema, fatelo perché tanto è gratuito. Comunque il tipo è dietro, eh. Io normalmente su Gran Turismo corro o con la visuale cofano, che ti fa vedere bene la strada, o con la visuale abitacolo. E faccio Formula 1, mi piace invece correre con l'abitacolo con la vista dall'alo. Bene, ultimo giro di 1.23.0,6. Invece in giochi così opto per le visuali. Quella da dietro è una bella, ma da correre non mi esalta. Qui è più dinamica dalla gommettina. Grazie mille. Thank you.
lì, è dietro, raga. Non è che gli sto dando proprio tutta sta paga. Ce l'abbiamo dietro, ce l'abbiamo. È arrabbiato, arrabbiato, non vuole perdere il primato, eh. Ok, ed è buono o no? Cacchio, ancora non me lo dice. Ti licenzio, meccanico. Che cavolata che ho fatto. Sono andato a rovinare le gommazze. Per fortuna l'ultimo giro, se no avevo delle gomme tutte usurate sul fianco, eh. Sono andato in scivolata, scivolving. Mettiamo scivolving io, dai, io invento le parole, ragazzi. Comunque è veramente bello, eh. Vediamo se il tipo è dietro. Comunque è versione PS5, fatta veramente bene. Sbam! Ben fatto 22. Sbam, raga! Oh, luna piena, un bel trofeo. Non mi danno ancora un nome, mi danno pilota 22. Seneca è tornata alla grande, ragazzi. 10.000. Quanti pagandone? Un 12.000, 5.6, dai, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Comunque sto sempre salendo, eh. Principiante GT, bello. Bello, bello, bello. Le GT sono fighe. Questa dovrebbe essere la Ford GT, se non sbaglio, raga. Pioggia. Manzi, sembra che ci sia una piccola rivalità in corso tra te e Seneca. È bello sfidarsi, Bianca. Dirò la verità. Hai sentito? Siamo sui radar della Volza adesso. Non ti sorprendere se vedi Manzi più aggressivo. Buona fortuna. Ok. Ok. Sfidante temibile. Dai, 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 vai, vai, vai. Renault Laguna, incredibile, bella. Bello l'acqua, fatta bene. Bella, Renault Laguna. Si vede pochino dentro, eh. Una bella curvozza. Ecco, fa attenzione anche tu. Sei appena uscita fuori strada. Cano. Un po' su
bordo strada, Faccio una fatica, raga. Oh, una canino, pane e vino. È pezzo lungo, botta incredibile. Renault Laguna, incredibile, bellissima. C'era, ha fatto un bel periodo a esserci la Renault Laguna, e poi non si è fatta più, hanno cambiato tutta la serie della Renault ed è scomparso. Resisti, bella macchina. Mio padre aveva la Renault 18 turbo e con le fasciazze turbo di fianco, bellissima. E invece il mio amico Lucio aveva la Renault 11 turbo. Mamma, che bolidi, ragazzi. Il mio vicino di casa aveva la Renault 5 William. Equita Oil. Ok, raga. E una volta era forte, invece i miei cugini avevano la... Avevano la Mini e anche la Ford Fiesta, mi sembra, la RS. Io ho avuto la RS Mondeo, la Ghia. Bella. Poi innumerevoli macchine utilitarie. E adesso inizia, bellissima. Dalla vista Cofano, questa mitica Renault Laguna, che fuori giri da paura. Allora amici, per come secondo video su Grid Legend direi che faccio questa come ultima gara. È un piacere proprio giocare a questo gioco, molto molto bello. Lo porterò tutta la storia e poi voglio proprio vedere a fine storia che cosa succede, come sarà il continuo, e lo porterò sempre sul canale e anche in live. Mi raccomando di iscrivervi al mio canale YouTube qui dove vedete il video, se l'avete già fatto grazie, commentate, mi piace, like, mettete like, la manina col pollice in su, ok ragazzi, dai, supportatemi un po', datemi una mano a crescere col canale, così portiamo sempre più giochi, sempre più cose fighe, riusciamo a fare delle belle livezze e divertirci insieme. Scrivete nella chat che è sempre un piacere sia scrivere che anche commentare e chiacchierare, perché noi chiacchieriamo nella nostra chat, abbiamo una chat molto bella. Grandi amici su Twitch.
il mio canale Twitch, quindi lascio tutti i link in descrizione sotto al video, andate sotto in descrizione, ci saranno tutti i link. Twitch, YouTube, vabbè YouTube qua dove vedete il video, e anche Linktree, che gli cliccate sopra, vi aprirà un menu a tendina dove ci sarà tutti i link per Facebook, Twitter, Instagram e TikTok e Discord. Ok ragazzi, se non c'è Discord, vabbè, chiedetelo, scrivetelo nei commenti che vi passo anche il Discord. E niente, io gioco insieme a voi, dipende dal tipo di gioco e dalla serata, però non c'è nessun problema di giocare con voi, di chiacchierare, di parlare, di vedere i giochi in live, e mi raccomando di portate i vostri amici e parenti, fate un bel po' di pubblicità a Marco Trans Games, così cresciamo e diventiamo un bel canalozzo importante, eh? Importante, ci arriva a mille follower, adesso siamo ancora un po' sotto, quindi mi raccomando, dai ragazzi, datevi una mano a crescere sia col canale YouTube che anche col canale Twitch. E quindi a fine sta gara, che comunque è stata divertente, con la laguna, bella la pioggia, è fatta bene, andiamo a vincere, quindi amici miei, bella, carichi a 1000 trofeo, spettacolare. Oh sì, evento sbloccato. Ok, tuning, principianti tuning con la mia laguna. Ok ragazzi, con questo aereo che mi passa sopra la cabeça e il video replay, vi saluto, vi aspetto su tutti i video che porto su YouTube. Qui è stata bella, qui non avevo ancora capito l'auto e mi ero un po' emozionato per la Renault Laguna, ragazzi, era una vita che non vedevo una macchina così, era molto bella, a me piaceva una volta. Bella tamarrata, è proprio il top, bella, mi piace questo gioco, mi piace parecchio, è bello di grafica, è bello di gameplay, molto arcade, però bello, divertente giocarci, divertente fare le gare. La cosa della storia, che c'è la parte filmata con gli attori e il pezzo dove si guida, è molto bello, l'avevo già visto al day one, volevo comprarlo ragazzi, solo che avevo altro da giocare e da portare sul canale, quindi ho optato per aspettare. Ho fatto solo che bene, perché mi è stato dato incluso nell'EA Play della PlayStation, che pago 25 euro annualmente, e potete giocare i giochi della Electronic Arts sulla vostra PlayStation. Invece sulla Xbox, che io ho anche la Xbox Series X, ragazzi, faccio anche le live con quella e i video, è incluso gratuitamente se avete il Pass Ultimate, Game Pass Ultimate, ok? Quindi l'hanno messo dentro nell'EA Play. Altrimenti potete comprarlo, sarà sicuramente in offerta a un prezzo buono, comunque quando va alla metà, l'avevo già visto alla metà dopo 2 o 3 mesi che era uscito, potete comprarlo proprio il gioco, perché secondo me merita. Ok, anche se io sono più su Gran Turismo e Formula 1 2022, Gran Turismo 7 e Formula 1 2022, quindi venite sempre a vedere le mie live, guardate i video e chiedete nei commenti, fatemi sapere se vi piacciono, cosa posso migliorare, tutto quello che è attinente ai videogiochi, alla musica e ai film. Ok ragazzi, quindi io vi saluto, faccio vedere l'ultimo pezzettino di gameplay senza il mio commento e ci vediamo al prossimo video, quindi porterò tutta la serie, seguitela tutta, su Grid Legend dell'Electronic Arts Codemaster. Ciao ragazzi mitici, ciao ragazze mitiche, ciao amici. Marco Drums
Games Channel.